Evergreener carissimi, sta per finire il 2020, è stato un anno, lo sappiamo tutti, molto particolare, diciamo che è stato un anno molto particolare, è stato un anno per il quale noi, a causa di questo diabolico virus, siamo stati limitati nella nostra libertà, nei nostri contatti umani, siamo stati pervasi da paure. E nonostante questo, voi siete stati meravigliosi. Io vi devo ringraziare. Voi, col vostro entusiasmo, con il vostro amore, col vostro entusiasmo per i nostri prodotti, siete stati meravigliosi. Avete mantenuto i contatti in situazioni catastrofiche, in situazioni difficilissime. Abbiamo addirittura superato in certi mesi i risultati degli anni precedenti. Siamo stati meravigliosi. Voi siete stati meravigliosi. E noi, come azienda, vi abbiamo seguito. Abbiamo cercato in tutte le maniere di adeguarci alla nuova situazione, improvvisando e lavorando come matti, tutti quanti, a partire dal vicepresidente, dall'amministratore delegato, dal direttore generale, dal responsabile formazione, di tutto lo staff che ha seguito questi cambiamenti. Ci siamo adeguati ad una nuova realtà. Abbiamo inventato la virtual reality. Ho visto delle riprese ultime, vi ho visto voi nei quadratini, tutti quanti presenti, come foste in un'aula. Abbiamo, penso, fatto qualche cosa di meraviglioso, è stato fatto qualche cosa di meraviglioso. Ma perché? Perché voi ci avete dato la carica e la spinta per fare una cosa di questo genere. Io devo dire la verità che sono molto ottimista. Sono ottimista, ma non per dire che sono ottimista. Sono ottimista perché ho visto come da queste difficoltà noi siamo riusciti ad ottenere dei risultati ed avere la possibilità di un rilancio. Noi il prossimo anno rilanceremo l'attività, di questo sono sicuro, perché l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno di difficoltà ci ha resi veramente pronti ad uno sviluppo ulteriore e grande. Con questi voti e con questa certezza io vi saluto alla fine di questo brutto anno e vi faccio i miei più cari auguri per un felice Natale, diverso ma intenso. Sarà un Natale intenso e soprattutto un augurio per un prossimo anno strepitoso, perché quello dobbiamo credere, un prossimo anno strepitoso, ma non dobbiamo credere, perché siamo certi che sarà un anno strepitoso. Ciao, vi abbraccio!